parlare di Marco Polo significa parlare di una grande avventura che nasce dalla, anzitutto dalla curiosità di conoscere, prima ancora di costruire dei rapporti sulla base dei quali poi sviluppare anche dei legami commerciali. Quindi l'avventura di Marco Polo è l'avventura di una città, non solo di questa persona, di una città che vuole conoscere, vuole viaggiare per comprendere, per intessere le relazioni, per aprirsi al tutto ciò che era al di fuori dei confini dell'Europa e del mondo che all'epoca veniva considerato il cuore del mondo, il bacino del Mediterraneo. Quindi io credo che un elemento molto importante sia coltivare nuovamente questa curiosità e questa apertura, il desiderio di conoscere, il desiderio di guardare oltre, il desiderio di amare la sapienza, di amare la conoscenza. Perché io mi rivolgo di solito sempre. Tutto ciò che fa parte della conoscenza, il dialogo, il viaggio, l'esperienza, fa parte di un mondo e accumula un bagaglio di esperienza fondamentale affinché possa esserci un incontro, un riconoscimento. Se c'è pregiudizio non c'è assolutamente incontro, non c'è dialogo. Il dialogo però bisogna non dimenticare mai che vuol dire discorso a due o più voci e non è un monologo. Quando c'è dialogo sicuramente c'è la conoscenza dell'altro. Siccome noi siamo stati creati dal Padre Eterno, tutti diversi l'uno dall'altro, e formiamo tutti insieme l'umanità, abbiamo il dovere di conoscerci, abbiamo il dovere di rispettarci e per questo possiamo sicuramente, abbiamo la possibilità, ma abbiamo la forza di poter vivere un mondo sicuramente migliore di quello che stiamo vivendo oggi. Dell'unico Dio siano sui momenti. Parlare di Marco Polo e Venezia, sapendo anche l'importanza che ha avuto Venezia anche nei secoli per il dialogo con il mondo islamico, è molto simbolico e ricorda un'epoca in cui c'erano grandi viaggiatori. Contemporaneo di Marco Polo era Muhammad ibn Battuta, che è stato definito il Marco Polo dell'Islam, suo contemporaneo, che ha fatto viaggi forse addirittura più straordinari ancora come lunghezza e durata, e ci ricordano della naturalezza del dialogo fra Oriente e Occidente, che c'è sempre stato. Le popolazioni, le civiltà dialogavano fra loro non solo per motivi commerciali, ma il commercio era poi l'occasione anche per degli scambi culturali e spirituali. E i diari che ci sono arrivati oggi di questi grandi viaggiatori ci riportano di una realtà dove ebrei, cristiani e musulmani vivevano insieme naturalmente in moltissime parti del mondo, ad esempio anche in tutto il mondo islamico ai tempi di Marco Polo, e credo che sia un grande ricordo ed esempio da riportare ancora oggi, dove vediamo che effettivamente invece si costruiscono dei muri prima invece di riportare proprio invece a questa dimensione universale del dialogo e dello scambio fra Oriente e Occidente.